a tutti da Podrak, benvenuti qui su Euro Truck Simulator 2. Siamo in Bulgaria e oggi voglio fare una cosa molto particolare. Sapete che ho cambiato volante, adesso ho il Moza R5, abbiamo visto l'unboxing, come va. E qualcuno di voi mi ha detto: "Ah, Podrak, tutto bello, ma non hai messo i 900 gradi a sinistra e a destra, a 1800 gradi, come avviene nei camion? Prima era 900 totali, ma nei direct drive effettivamente il giro può essere praticamente illimitato. Quindi ho impostato come nella realtà, 1800 gradi. E siamo pronti per partire con questo Scania. E ho detto, ma nel frattempo esploriamo un po' di city qui su Euro Truck Simulator 2. Il gioco è sempre il solito, originale, non vi preoccupate. Ho cambiato un pochino il sound del motore, ma giusto un pochino, giusto un pochino. Vi è piaciuta la challenge, ho visto, del camion elettrico? Se avete altre challenge da offrirmi, da suggerirmi, mi raccomando, scrivete qui nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi. L'80% di voi non è iscritto al canale, quindi che cosa aspettate? Se non volete perdervi i prossimi gameplay, mi raccomando, iscrivetevi, così avete la possibilità di rimanere aggiornati e potete sapere tutto su Euro Truck Simulator 2. Ancora non ho provato il lampeggiante. Non so se vi ricordate, nel precedente gameplay vi avevo anticipato che il lampeggiante di Farming Simulator, adesso finalmente con la collaborazione Giant Software e SCS Software, è compatibile. È una figata, perché questo vi permetterà di avere un lampeggiante che funziona in entrambi i giochi. Farming Simulator ormai chi ci gioca più almeno su Euro Truck Simulator 2 lo riutilizziamo, no? No, scherzi a parte. Un po' mi dispiace Farming Simulator, devo essere sincero. Farming Simulator mi sta dispiacendo, ma perché? Non lo so, mi è passata un po' la voglia ultimamente, infatti se vedete non lo sto portando più. Sono sempre lì che dai, provo a vedere se c'è qualche mod, qualcosa. Però boh, è come se qualcosa mi limitasse. Sarà che è passato troppo tempo e niente, vogliamo sto Farming Simulator nuovo, altrimenti non ci giochiamo più. Che poi magari è sempre lo stesso. Oh, lì ho visto un bar che si è buttato senza guardare né a sinistra né a destra. E comunque, cioè, in teoria le impressioni di guida sono differenti rispetto a prima. Che fino adesso io ho sempre girato con un volante a 900 gradi. 1800 teoricamente, poi vedremo, hai più precisione nella sterzata, ma devi girare di più, cioè devi essere più veloce a girare. Allora, vi faccio vedere una cosa, una figata. Se io premo, vedete che lui mantiene la corsa. Guardate. Ah no, qua c'è troppa curva. Aspetta, vi faccio vedere in un momento in cui, ok, senza multa, in cui, guardate, il bello dei direct drive. Guardate la precisione. Sapete che adesso c'è l'assistente di corsia e effettivamente funziona. Ah, qua ha fatto un errore secondo me la SCS Soft. Cioè, se vedete, man mano va avanti il camion, non è che lo fa graduale il mantenimento di corsia, cioè è estremo, cioè va a sinistra a destra, prima o poi cosa succede? Che è talmente tanta la spinta che ovviamente non mantiene più, cioè continua a fare sto zig zag, non è che mantiene la corsia e fa un cambio graduale, vedi, cioè continua a fare zig zag. Oh, vabbè, almeno giochi Euro Truck e metti, metto il cruise control. Oh, quello lì gli è bruciato il camion. Metto cruise control. Così. Aiuto, vicino al camion, così mi spaventa. Me ne posso andare, guardate. Guida da sola, arriva da sola. Arriverà da solo? Ieri arriva a destinazione da solo. Teoria. Frena anche in teoria da solo. Guardate il volante come si. Avete visto il volante come gira da solo? Cioè il cruise, ecco, vedi, adesso ha mollato. Perché ha mollato? Perché ha spinto il camion troppo di là e quindi non ha avuto modo di mantenere la corsia. Va bene. Però è una figata, cioè, ma vi rendete conto? Euro Truck sta diventando talmente realistico che vuoto! Noi vogliamo sentire tutti i 730 cavalli. Vai! Vai, let's go! Forza Euro Truck Simulator 2, facci sognare! Bellissimo sto schermo comunque. Wow, che sound! Che sound, amici! Che sound! E guardate che camion!
Ma volete vedere sto camion? Sto camion è una bomba, raga. È una bomba perché esteticamente con questa livrea, cioè, se dovessi rifare la Pod Truck Company, la farei con questa livrea. È veramente bello. Veramente, veramente bello. Anche se penso che forse il suono del motore è praticamente talmente potente che mi copre la voce. Comunque stavo vedendo anche sul Discord, abbiamo raggiunto numeri impressionanti, siamo 5000 su Discord. Su Discord comunque che trovate? Avete trovato modo di, insomma, scaricare le mod e anche a volte di trovare qualche amico. Adesso è iniziata l'estate, signori e signore. Significa più tempo per i videogiochi. Mi ricordo io quando finiva la scuola, in realtà l'estate era un'ansia. Perché in realtà, sì, è vero, quello mi è venuto addosso. È vero che inizia l'estate, però io non ero uno che stava con le mani in mano. Purtroppo davano i compiti e li facevo tutti. Mi prendevo come unico periodo di ferie giugno, ma giugno, raga, vola come niente. E già siamo a luglio, settimana fa. Tra 3 settimane siamo già a luglio, aiuto. Ma che è tutto sto traffico? Ma io so. Oddio, no, ho premuto il tasto sbagliato per Oddio. Dietro adesso ci tamponano. Luglio, ragazzi. Però poi quando vai a lavorare nella vita reale, dici, cavoli, mi mancano quei 3 mesi di vacanze. Meglio 3 mesi di vacanze oppure 2 settimane. Certo che voglio i tre mesi di vacanza. Allora, nelle superiori era ancora peggio però, eh. Mai sia venivi rimandato, raga. Se venivi rimandato eri fregato. Perché teoricamente non sei promosso, sei rimandato. Vuol dire che in teoria a settembre ti possono sempre bocciare. E a Brescia almeno, nelle scuole di Brescia, non era scontato. Cioè, non è che dici è una cosa così giusto per punirti. Cioè, se arrivavi a settembre che non eri preparato, ti bocciavano. Se era per una materia molto improbabile, però già 2 materie. Se tutte e 2 le facevi male, venivi bocciato alla fine. E tanti miei amici, compagni di classe, sono stati bocciati. Io sono stato rimandato, ragazzi, i primi 2 anni, ma non perché erano perché c'era un professore di fisica, io mi ricordo che, sapete, c'erano i corsi in estate. Facendo lui i corsi, ovviamente, veniva pagato, cioè. Quindi aveva tutto lì. Guarda, vedi, c'erano professori con 1 o 2 persone rimandate, questo ne aveva 30 di persone rimandate di tutte le classi. E ogni volta, perché doveva fare gli straordinari. Sì, ok. Però, insomma, è ingiusto per quello studente che magari non se lo meritava. Tipo me. Mi aveva preso, secondo me, di mira quel professore. Ci sono quelli che ti odiano, E l'ho avuto in prima e in seconda, e sia in prima sia in seconda mi ha rimandato. In prima, in 2 materie. Fisica e chimica. E anche lì, quella di chimica, ninfama. Cioè, avevo la media del 5,8. A rotonda, no, lei doveva fare. No, io non faccio favoritismi, io non faccio di qua, di là. Rimandato per la media del 5, non mi ricordo adesso, 5,8, 5, cioè si poteva arrotondare a 6. Ma poi era perché era andata male l'ultima verifica, no? E perché ero stanco, giugno. Infatti poi a settembre, quando ho fatto l'esame di recupero, ho preso il massimo dei voti. Fisica invece era proprio perché mi odiava quello. L'ha fatto in prima, l'ha fatto in seconda. Qual è il problema di quando ti rimandano? Che praticamente l'estate ce l'hai rovinata, perché hai quell'ansia che dai la possibilità ai professori di bocciarti. Come vi ho detto, a Brescia non è una cosa remota, cioè effettivamente se ti possono bocciare. Non che, però, diciamo, in alcune zone magari capita che se vieni rimandato chi se ne frega, tanto ti promuovono lo stesso. In altre scuole non è così.
sono stato felice in terza, quarta e quinta, che poi erano le materie di indirizzo. Io sono un perito informatico, per chi non lo sapesse. Invece lì sono stati 3 anni di gioia, che sono sempre stato promosso, anzi sono andato anche sul giornale. Pagella d'oro. Poi la pagella, a proposito di pagelle d'oro, poi le hanno tolto, cioè io da quanto so, tipo forse in quinta non le hanno, quando ero arrivato in quinta, perché si lamentavano i genitori per la privacy, cioè perché si trovavano la pagella del figlio sui giornali. E tu dirai, ma sì, vabbè, ma scusa, sei una pagella d'oro, anzi devi essere orgoglioso che sei sul giornale, vero? Però bastava, per andare sul giornale bastava avere la media del 7 tra tutte le materie. Quindi magari in alcune materie avevi 6, 6, 6, 6, in altre 9, 9, 9, 9, avevi la media del 7 e quindi comparivi come pagella d'oro. Ma dai! Cioè io penso, boh, tra questo accelera, tra fuoco, niente. Quindi probabilmente qualcuno si sarà lamentato per la privacy. Che, boh... Ah, non credo che un'azienda vada a vedere se tu sei finito in pagella d'oro. Poi, raga, il mondo del lavoro è assurdo. Io mi ricordo... Ah, io ho fatto un istituto tecnico, ok? E una cosa vi posso consigliare. Se avete due scopi nella vita, università o lavoro, io in quinta non lo sapevo. Il mio scopo era... E mi ricordo, il giorno dell'esame orale avevo detto, voglio fare l'università. E così è stato, infatti ho vissuto tutta quell'estate senza cercare lavori e niente, perché il mio scopo era andare all'università. Cosa è successo poi? È successo che è arrivato settembre, ho fatto il test d'ingresso di ingegneria informatica. E cosa è successo? Ho fatto questo test e a parte che non mi piaceva proprio l'ambiente di quell'università, sono rimasto traumatizzato dal test. Ho detto, cacchio, ma io finora che cacchio ho studiato a scuola? Cioè, come se quando ho fatto quel test avessi avuto un vuoto di... Cioè, non mi ricordavo niente di matematica, di tutte le materie che c'è, di logica, niente mi ricordavo. Ho detto, cavoli, ma... Perché in quei 3 mesi cosa ho fatto? Mi sono divertito, E ho sottovalutato il test d'ingresso, nel senso che... In realtà nel test d'ingresso, se lo vuoi fare seriamente, dovresti prepararti. Ci sono dei libri da comprare, insomma, per i test d'ingresso. Io non l'ho fatto perché ho detto, vabbè dai, tanto sono andato sempre bene a scuola. Il problema è che, sì, cioè, però il test era veramente sui 5 anni di scuola, che magari molte cose non avendole ripassate non me le ricordavo. Quello mi ha traumatizzato tanto, quel test, perché mi sono sentito male, ho detto, cacchio, ma se... E allora, da un momento all'altro, ho detto, ma io voglio veramente fare l'università. Allora, l'università va fatta, attenzione, cioè, considerate che l'università è quel punto che, in più, che ti dà possibilità, non tanto per il lavoro, ma anche per i concorsi pubblici. Però io ho detto, ma io voglio questo veramente nella vita. Mi piacerebbe provare il mondo del lavoro, perché uno, quando vai a scuola, no? Stressato, dice, invidia un po' quelli che vanno al lavoro, perché li vedi, no? Vanno al lavoro, però dopo tornano a casa e non hanno niente da pensare. Mentre quando vai a scuola, si studi quelle 8 ore lì, le 6 ore, poi torni a casa, devi studiare altre 4 ore per prepararti per il giorno dopo. E allora ho detto, ma vediamo com'è il mondo del lavoro. Questo vuole essere proprio pagato nuovo, sì. E niente, ho detto, guarda, non voglio fare un anno sabbatico dove non faccio niente. Voglio fare un anno di lavoro. Perché ci sono molti che finiscono tutto il percorso scolastico e si prendono un anno di ferie. Ho detto, no, un anno di ferie no, perché, cioè, non è sì, oddio, avevo YouTube all'epoca, ma non è che... Volevo proprio provare il mondo del lavoro. E così è stato. Il problema però è che ero arrivato a settembre o slash ottobre. Tutti i lavori fighi
Cioè, io avevo snobbato tutte quelle aziende che nel frattempo mi avevano chiamato durante l'estate. No, tanto devo andare all'università, no, tanto devo andare all'università, tanto. Ma tantissimi. Cioè, io mi ricordo, mi avevano chiamato proprio aziende gigantesche che. Se. Però il problema è che, avendo rifiutato, che gli dici, no, scusa, ci ripenso, che figura fai? E niente, quindi ho dovuto accettare quelle proposte dopo quel settembre. Il problema è che arrivavano aziende addirittura che ti chiamavano per impacchettare il caffè. Tu dimmi che c'entra un diplomato di perito informatico per impacchettare il caffè. Però alla fine, tra tutte le varie, ce ne avevo trovato uno meno peggio. E in questa azienda poi ho fatto 3 anni di lavoro. Ma essendo che adesso siamo arrivati, vi racconterò prossimamente come sono stati questi miei 3 anni di lavoro. Quindi per adesso vi lascio la suspense, vi consiglio di iscrivervi, così dal prossimo video di Eurotruck vi racconto i miei 3 anni di esperienza nel mondo del lavoro con questa azienda. Ok? Adesso parcheggiamo. Parcheggiamo il nostro bel camioncino. Ok, mettiamo le 4 frecce e facciamo la nostra consegna. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete tanti mi piace, perché ci vediamo presto con un nuovo episodio di Eurotruck. Vi ricordo tutti i riferimenti, volante, gioco in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!